Bentornati su Hogwarts Legacy, come promesso, bentrovati, ben ritornati a tutti quanti. Ciao a tutti, come andiamo? Sono Playmart e oggi siamo su un nuovo episodio di Hogwarts Legacy. Dunque, dobbiamo completare la prova di Percival Rackham. Per farlo però dobbiamo battere le statue da guardia in questo punto qui, dopo che raggiungiamo l'altro lato, l'altra sponda del ponte qui. E siccome sono in più nemici contro di noi allo stesso tempo, non è mai abbastanza semplice. Ma del resto non ho scelto la modalità facile, quindi il fatto che riusciamo a giocarcela abbastanza bene da vincere di tanto in tanto mi dice che non siamo poi tanto male. Ok, allora forza, vediamo. Leviosa! Eccoci qua. Questa storia non mi piace. A chi lo dice? Allora, il tempo di attivare il timer. 20 minuti da adesso. Via. Protego, confringo! Expelliarmus! Oh! Facciamo scherzi, No! Cagare. Ma che figura di merda. Non siamo partiti nel miglior dei modi, ma continueremo meglio con calma. Con calma e classe. Ma soprattutto con più calma che classe. Aspetta, cosa c'è qui? Pozione rigeneratrice, bene. 5 ce ne date, siamo a 7, vai. Ok, Questa forza. storia non mi piace. Confringo! Expelliarmus! Porca troia! Sì, sto cazzo. Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Sì, vabbè, dai, che cos'è questo? Merda! Aiuto! Aiuto! Che faccio? Che devo fare? Questo è territorio inesplorato per me. Porca miseria! Ma veramente? Ah, ecco perché tutte quelle pozioni rigeneratrici. Vai, culo. Confringo, expelliarmus. Attacco.
E spara. Porca troia. Confringo, speriamo. Che altro succede ora? Se ne arrivano altri mentre cerchiamo di combattere a questo. Cazzo! Non ho preso bene i tempi. Confringo! Expelliarmus! Chissà se si può parare. No. Cazzo. Riprovo, certo che riprovo, che altro scelto. Ah, tutto da capo, bene, vai. Andiamo proprio alla grande. Andiamo bene. Questa storia non mi piace. Confringo!
svegliato. Devo distruggerla la sfera mentre la carica. Vaffanculo a saperlo prima. Ma come la distruggo? Se poi mi fa danno lo stesso. Comprendo. Ma va a cagare, ma. Anzi, riproviamoci. Confringo! Questa storia non mi piace. Confringo!
Ma non si distrugge la sfera, ma che cazzate! Non si distrugge questa sfera! Ma forse ci vuole il colpo della magia infinita! Forse è quello! Forse, dico forse! Confringo! Expelliarmus! Il positivo c'è che adesso ha installato un carimbo di forze che non mi fa cadere di sotto se accidentalmente dovessi avanzare troppo in là con la mia capriola con la spinta. Almeno se l'abbiamo fatta. Però non sono riuscito a distruggere la sfera mentre la stava caricando, non ho capito perché. Ci ho provato in tutti i modi, non so cosa mancasse. Sta attento a non cadere adesso che siamo riusciti a finire questa cosa. Un altro pensatoio. La tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità. Ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. Ma a lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare?
Fai già così tanto per tuo padre. Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro, e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganac. Felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, siedi, Isidora, e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. Un altro ricordo. Ora devo trovare la via d'uscita. Altre pietre cristallizzate. Deve essere la via per tornare alla sala delle mappe. Bene, ma il resto lo guarderemo nel prossimo episodio, perché anche stavolta il tempo a nostra disposizione è scaduto, ragazzi. Quindi facciamo così, io fermo qui la registrazione di questo episodio, qui esattamente a questo punto, e lo riprendo immediatamente da qui, a partire da qui in poi, per mostrarvi l'episodio successivo. Quindi riprenderò con la registrazione esattamente da questo punto preciso. Voi mi raccomando, non cambiate canale, restate sintonizzati. Tutto quello che dovete fare è cliccare sul prossimo video e proseguiremo la nostra avventura di Hogwarts Legacy insieme. Ok? Ciao, a fra pochissimo.